La Domenica delle Palme ha portato con sé una buona notizia per l'intera area vestina. Il sindaco di Penne Mario Semproni, nonché medico geriatra del San Massimo, è risultato negativo al doppio test del tampone effettuato a seguito della positività al Covid-19 dello scorso 8 marzo, per cui può essere dichiarato clinicamente guarito. Beh, devo dire che ieri ho avuto, diciamo, una risposta che mi ha un po' ridato coraggio, ed è il referto del secondo tampone, che è negativo, quindi a questo punto teoricamente dovrei aver concluso la mia condizione di contagiato dal Covid-19. Ovviamente questo non può che farmi molto piacere. Semproni torna su quei giorni di confusione presso l'ospedale. Le manifestazioni dei primi sintomi tra i pazienti ricoverati sono stati il campanello d'allarme. Tutti gli operatori sanitari e non furono sottoposti a test, con risultati preoccupanti, da cui scaturì anche la decisione di nominare il San Massimo Covid Hospital. Nessuno di noi probabilmente ipoteggiava che avrebbe avuto questa triste risposta, cioè la positività del referto del tampone al Covid-19. E è chiaro che questo cambia la vita, perché ci si trova di fronte ad una malattia che non si conosce, che è una patologia severa. Non dobbiamo dimenticare che il numero di decessi è notevole, e questo argomento sarà un argomento da conoscere per i medici, per gli studenti che si iscriveranno nei prossimi anni alla facoltà di medicina. Ecco, tra quanto potrà tornare in corsia? Ci sarà un periodo di convalescenza, immaginiamo, prima. Non faccio attualmente il medico, ma faccio il paziente. Quindi la mia posizione viene gestita dal dottor Giustino Parruti, quindi io farò con attenzione quello che lui mi suggerirà di fare. E posso dire però dalla mia esperienza che è molto meglio fare il medico che il paziente. Infine il primo cittadino ha voluto ringraziare la macchina amministrativa che, nonostante le difficoltà, non si è mai fermata, soprattutto per fronteggiare l'emergenza riguardante la richiesta di accesso e uscita dalla zona rossa, arrivate ad un numero superiore a 1200. Infine un messaggio a tutti gli abitanti di Penne e dell'intera area, affinché possano rispettare le regole per uscire il prima possibile da questa situazione. Certo, è difficile rimanere chiusi in casa un giorno, una settimana, 15 giorni, un mese, però è l'unica arma che noi abbiamo per contenere il contagio, perché qualche giorno in più di sacrificio porterà ad una più rapida risoluzione del problema. L'attività amministrativa, ovviamente, anche in mia assenza, non si è fermata, anzi ha funzionato alla grande.